Si torna alle urne, domani e lunedì si voterà in 12 comuni del Trapanese per l'elezione dei sindaci e per il rinnovo dei consigli comunali. Orari da cambiare, presa di posizione del consigliere di Erice Luigi Nacci sulla funivia, chiesta infatti la modifica degli orari per venire incontro alle esigenze dei turisti. Cave da valorizzare, l'iniziativa è del WWF di Custonaci che ha realizzato un tour turistico negli impianti dismessi. Alla scoperta di nuovi talenti, fervono i preparativi per la quinta edizione di Siciliamo che si terrà a Massala tra il 13 e il 16 giugno. E quindi per lo sport vento di cambiamento, molte novità nella rosa del Trapani Calcio che affronterà la Serie B. Buongiorno e bentrovati, avete sentito i titoli, adesso come sempre la pubblicità, ci ritroviamo qui tra due minuti. Domani mattina si apriranno le urne nei comuni chiamati al voto per l'elezione del sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale. I seggi apriranno domani mattina alle 8, si potrà votare fino alle 22 e lunedì dalle 7 alle 15. Per votare bisognerà esibire la tessera elettorale e un documento di identità. In provincia di Trapani i comuni chiamati alle urne sono Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Custonaci, Favignana, Paceco, Pantelleria, Partanna, Poggioreale, Santa Ninfa, San Vitolo Capo, Valderice e Vita. Nei 12 comuni della provincia, essendo tutti sotto i 30.000 abitanti, non è previsto alcun ballottaggio. Vincerà dunque il candidato sindaco che prenderà la maggioranza relativa più uno dei voti regolarmente espressi. Gli scrutini inizieranno subito dopo con lo spoglio dei candidati sindaci. Le proclamazioni sono previste già nel tardo pomeriggio di lunedì. A seguire comincerà lo spoglio delle schede per i consigli comunali. Dopo il via libera dell'ARS nei mesi scorsi, anche in Sicilia, così come due settimane fa nel resto d'Italia, per la prima volta i cittadini avranno la possibilità di poter esprimere due preferenze di genere. Si potrà votare sia per un candidato donna che uomo congiuntamente. Naturalmente ognuno sarà libero di votare per un solo candidato al Consiglio Comunale. Il doppio voto non sarà considerato valido se sarà dato a persone dello stesso sesso. Se nella scheda elettorale si scriveranno due nomi dello stesso genere, solo il primo sarà considerato valido, mentre il secondo verrà annullato. Confermato dopo la riforma dei mesi scorsi il voto disgiunto. L'elettore, così come già sperimentato per le passate amministrative, potrà votare per un candidato consigliere e allo stesso tempo dare la preferenza ad un sindaco di un altro schieramento e quindi non apparentato con la lista del consigliere scelto. Il voto espresso per una lista non si estende automaticamente al candidato sindaco ad esso collegato e viceversa. È quindi necessario che l'elettore, per esprimere le proprie preferenze, tracci un segno sia per il candidato sindaco sia sulla lista prescelta. L'Assemblea ordinaria dei soci della Trapani Servizi S.P.A. ha approvato il bilancio d'esercizio 2012. Lo strumento finanziario segna una perdita di 593.000 euro. Rinnovato poi il C.D.A. che sarà presieduto dall'ingegnere Rosario Bellofiore e di cui faranno parte Maria Cammarata e Mario Carta. Bellofiore e Cammarata sono dipendenti del Comune di Trapani, rispettivamente funzionario tecnico presso il settimo settore e capo di gabinetto. Confermato nella carica di presidente del collegio sindacale Antonino Pugliese, mentre come componenti sono stati nominati Giuseppe Morici e Gaspare Sambrunone. E il consigliere comunale di Erice Luigi Nacci accende i riflettori sull'orario della funivia, sollecitando la modifica degli stessi per andare incontro alle esigenze commerciali della vetta. È sconvolgente quello che ho visto stamattina io davanti la funivia. Molti turisti, molti cittadini aspettavano che aprisse la funivia alle 10 del mattino e parliamo del sabato e della domenica, come se gli operatori che salgono a Erice per lavorare devono iniziare a lavorare appunto alle 10 del mattino. Ma la cosa che più mi colpisce è che sabato e domenica alle 10 del mattino, ma la chiusura è alle 22, così che i ristoratori non possono lavorare, perché chi deve salire a cenare a Erice non può scendere alle 22. Di giorno in settimana, dal lunedì al venerdì, la funivia viene aperta alle 8, alle 7.45 per permettere ai lavoratori di salire a Erice, ma si lavora anche il sabato e la domenica a Erice.
Queste cose non sono accettate dal sottoscritto, ho ricevuto lamentele dei commercianti di Erice e anche dei cittadini e turisti che questa mattina erano proprio a aspettare che aprisse la funivia. Se vogliono far chiudere la funivia la chiudano, ma così non si gestisce bene questa struttura. Lo devono dire chiaro, la funivia Erice col suo presidente, ma anche l'amministrazione di Erice che probabilmente non ha interesse a portare avanti questa benedetta funivia che è stata ricostruita e che è un fiore all'occhiello della nostra Erice. E restiamo ad Erice, in Consiglio Comunale, dove si registra la presa di posizione di Pippo Martinez che si è dimesso da presidente della quarta commissione consiliare. La questione rimanda alla presentazione del nuovo regolamento delle commissioni consiliari avanzata dallo stesso capogruppo del Movimento Erice che Vogliamo, assieme a Valeria Ciaravino per il PD e cofirmato anche da altri consiglieri comunali. Martinez si è dimesso da presidente della quarta commissione in polemica con l'attuale assetto degli organismi a supporto dell'attività del Consiglio Comunale. Una questione che tiene banco nell'Assemblea della Vetta da un po' e che rimanda alla polemica che portò alle dimissioni di Gian Rosario Simonte da vicepresidente del Consesso Civico Ericino. Praticamente con il nuovo regolamento si punta a ridurre il numero delle commissioni da 6 a 4, con la conseguente assegnazione ad ogni consigliere di una sola commissione. Sono poi stati previsti una serie di paletti. Tra le altre cose, ogni consigliere, per ottenere il gettone, dovrà garantire una permanenza minima in commissione di almeno un'ora e mezza. Si punta poi all'introduzione di una conferenza dei presidenti delle commissioni permanenti con funzione di coordinamento, come è rimarcato dallo stesso Pippo Martinez, che ha tenuto ad evidenziare come la proposta punti a migliorare il lavoro e la produttività dell'assemblea consiliare. Valorizzare le cave di marmo di Custonaci è il tema che il locale WWF affronterà oggi pomeriggio presso l'ufficio turistico. Oltre alla valorizzazione delle cave di marmo, il WWF propone anche un tour nelle cave attive. Vediamoci adesso il servizio. Questo pomeriggio si terrà un convegno sulla riqualificazione e possibilmente sullo sfruttamento turistico delle cave sia dismesse che attive sul territorio di Custonaci. Perché bisogna mettere in sinergia tutte le sia associazioni che anche gli enti locali per far sì che possa avvenire uno sviluppo turistico di questo nostro territorio di cui c'è tanto bisogno. Le cave dismesse possono essere una risorsa perché riqualificate e bonificate possono diventare, questo è il nostro progetto, un parco dove poter realizzare alcune attività importanti. Quanti sono e quali attività si potrebbero creare? Ma guardi, potrebbe essere realizzare un teatro, un museo a cielo aperto per quanto riguarda l'estrazione del marmo, quindi con i vecchi attrezzi. Vorremmo, se riusciamo. E quante sono le cave? Sono tante, bisogna comunque mapparle e quindi capire quante possono essere recuperate in questo senso. Voi proponete anche invece un tour per le cave che sono attive, che lavorano? Sì, certo, io penso che possano essere sfruttate turisticamente per far sì che i turisti possano visitare queste strutture che sono, belle, bellissime direi io, appunto far vedere l'estrazione della pietra e portarli poi nei vari laboratori dove avviene la lavorazione della stessa. Fervono i preparativi per la quinta edizione di Siciliamo, l'evento che si terrà a Marsala dal 13 al 16 giugno. Sono stati selezionati i 16 concorrenti che si esibiranno al secondo festival Siciliamo Nuovi Talenti, il concorso musicale organizzato nell'ambito della quinta edizione di Siciliamo, la rassegna internazionale organizzata dalla Camera di Commercio di Trapani. I 16 partecipanti che hanno superato le selezioni della giuria tecnica si esibiranno sul palcoscenico di Piazza Repubblica nelle serate del 14 e 15 giugno durante le iniziative programmate nell'ambito di Siciliamo. Le serate saranno presentate da Michela Coppa. Nell'ambito dell'iniziativa sarà anche attribuito il premio I Like Siciliamo, che andrà alla canzone più votata su Facebook nella pagina del social network Siciliamo Expo. Online è infatti possibile vedere le videoclip delle canzoni in gara, votando la canzone preferita cliccando su Mi piace.
Sono insomma previsti due premi, quello della giuria tecnica che decreterà il vincitore del Festival Siciliamo Nuovi Talenti nella serata di sabato 15 giugno e quello del popolo del web che sceglierà la canzone preferita attraverso lo strumento del Mi Piace. Siciliamo si terrà a Marsala dal 13 al 16 giugno. Le location della manifestazione saranno l'atrio comunale in via Garibaldi nel cuore del centro storico di Marsala, con spazi dedicati alle degustazioni delle tipicità locali, ed il complesso monumentale San Pietro in via 11 maggio, dove sarà allestito il villaggio espositivo delle produzioni agroalimentari ed artigianali. A Piazza della Repubblica si terranno invece diversi momenti musicali e gli spettacoli. Tutti gli eventi saranno trasmessi in streaming sul sito internet della manifestazione all'indirizzo www.siciliamoespo.it. È andato in scena ieri sera al Teatro Impero, sempre a Marsala, Mille Note con Amici, lo spettacolo di beneficenza voluto ed organizzato alle mamme della scuola dell'infanzia di Dammusello. Vediamo. Artisti di grido e teatro pieno all'Impero di Marsala ieri sera per Mille Note con Amici. Già, proprio Amici, cioè i giovani talenti protagonisti della fortunata trasmissione Mediaset di Maria De Filippi. E sul palco si sono alternati personaggi come Marina Marchione, Jonathan Gerlo, Martina Stavolo, Manuel Aspidi, Pasqualino Maione. Esibizioni tutte accompagnate dall'urlo delle giovani fans. Ma non solo Amici, nell'ambito della serata c'è stato spazio anche per gli sketch di Maurizio Favilla, per l'esibizione del corpo di ballo della scuola Polvere di Stella. La musica è stata poi affidata a Peppe Sturiano. Insomma, una serata all'insegna della leggerezza e della solidarietà, perché l'incasso verrà utilizzato per finanziare alcune attività scolastiche ferme al palo per mancanza di fondi. Una penuria che oggi è diventata cronica. Meno male che l'arte a volte può dare una mano. Ed ora parliamo di arte, parliamo di pittura. Ha già esposto negli Stati Uniti, ora arriva a Palazzo Cavarretta a Trapani, in mostra i quadri di Diliberti. Vediamo. Ma io sono un tradizionalista e di solito le mie mostre vengono, diciamo, di più esagerate, diciamo, con i temi tradizionali. A me piace esprimere il mio immaginario in cui la realtà appare lontana dal tempo, fino a raggiungere quell'aria pulita, trasparente di una volta. E adesso invece si viaggia attraverso l'universo in un'epoca confusa, che molto spesso è piena di ipocrisia, e cerco di dipingere il passato con la speranza che un giorno ritorni nel presente. Lei dove ha esposto fino a questo punto? Ma ero oltreoceano, anche ho esposto in America, a Milano, qua ora sono a Trapani e sono fiero, finalmente mi hanno dato l'autorizzazione per poter esprimere le mie opere ed essere apprezzato come potevo immaginare prima. E fino a quando la sua mostra è in atto? Sino al 12 di questo mese. Si tiene oggi a Custonaci, presso il Belvedere Parco Scurati, il primo meeting del cane. Sono previsti premi per i primi tre qualificati di ogni categoria. Ed ora veniamo agli appuntamenti. Vi ricordo, questo pomeriggio alle 19.40 e alle 23 è il magazine Una Settimana di News, mentre la giornata di domani sarà dedicata alla promozione del Trapani Calcio in Serie B. Alle 8.45 e alle 20.15 riproporremo la festa di Piazza Vittorio susseguente allo storico risultato, mentre alle 12.30 e alle 23.15 ad andare in onda sarà lo speciale sulla promozione realizzato dalla redazione sportiva. Sul 6.49 alle 23.30 riproporremo l'incontro di calcio Cremonese-Trapani che ha decretato la promozione dei Granata. Questa era anche l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon fine settimana. Il primo innesto del Trapani Calcio è un giovane che andrà a rinfoltire la primavera. Si tratta di Giuseppe Mazzara, attaccante che non ha ancora compiuto 18 anni e che è stato prelevato dalla Riviera Marmi, squadra con la quale si è distinto nell'ultimo campionato di eccellenza, realizzando anche 5 reti. Ma Mazzara sarà soltanto il primo tassello. Nei prossimi giorni si prevedono altri ingaggi, sintomo di cambiamento come quello che sta caratterizzando anche la società. Di ieri è infatti la notizia dell'insediamento del nuovo ufficio stampa, in cui figura anche il nostro Giuseppe Favara, al cui ufficio facciamo il nostro in
bocca al lupo, ringraziando Piero Salvo per il prezioso lavoro svolto in questi anni. Un'altra figura che cambierà sarà senza dubbio quella del segretario sportivo, che sarà, salvo clamorosi imprevisti, Marco Palmieri, l'ultima stagione allo Spezia, sempre in Serie B. Insomma, c'è un forte vento di cambiamento in società, un vento che coinvolgerà anche naturalmente la prima squadra. Si tratta sempre per i rinnovi dei prezzi pregiati, tra cui Abate, Pirrone e Nordi, con un occhio puntato sempre ad eventuali affari. Uno potrebbe essere Antonio Di Nardo, attaccante in scadenza col Cittadella, ma è soltanto un'ipotesi, torna di moda, a distanza di un anno, la pista che porta Davide Moi, ex difensore del Siracusa, l'ultima stagione alla Cremonese. Oggi vogliamo però concentrarci sul calcio giovanile. Martedì prossimo prenderà il via infatti la fase finale nazionale dei campionati allievi, cui parteciperà tra le migliori 8 formazioni d'Italia anche il Trapani di Stefano Firicano, Firicano che noi abbiamo intervistato nei nostri studi. Oggi nei nostri studi ci è venuto a trovare Stefano Firicano, mister della formazione allievi del Trapani Calcio. Mister, domenica ai suoi ragazzi è bastato un pareggio casalingo, un 2-2 contro il Teramo per approdare alle Final 8. Traguardo meritato dopo una stagione che ha visto la sua formazione sempre ai primi posti della classifica. Che partita è stata e soprattutto se a inizio campionato si aspettava questo risultato? Ma quella di domenica è stata una partita sicuramente condizionata, dico, dal risultato molto importante che avevamo fatto in quel di Teramo, perché vincere 4-1 fuori casa, soprattutto con il regolamento delle reti fatte in trasferta che valgono doppio, quindi un regolamento di tipo europeo, un 4-1 fuori casa ci ha dato, diciamo, una certa tranquillità, una certa serenità per affrontare la gara di ritorno in casa. E dico, tutta la settimana l'abbiamo preparata in tal senso, quindi li abbiamo attesi, non abbiamo rischiato, erano loro che dovevano fare la partita, però dico, tutto sommato alla fine abbiamo sempre avuto saldamente in mano la qualificazione. Poi dopo il gol del vantaggio di Guaiana, il 2-1, abbiamo più volte sfiorato il 3-1, il 4-1, tanto che il loro allenatore dalla panchina gli diceva di non disunirsi, di non perdere le distanze, perché temeva sinceramente un altro risultato come quello dell'andata. Non togliendo che loro erano sicuramente una buona squadra e che il risultato dell'andata è figlio anche, dico, di un po' di fortuna, diciamo, negli episodi decisivi, perché sono rimasti poi in 9 l'ultimo quarto d'ora e quindi noi giustamente abbiamo pigiato sull'acceleratore e abbiamo chiuso direttamente la pratica. Per quanto riguarda il risultato, è stata una stagione strepitosa. All'inizio abbiamo puntato su un gruppo misto, nel senso un gruppo 96-97, quindi più giovane rispetto alla media del campionato, perché ci troviamo sempre di fronte a formazioni che ci affrontano con tutti i 96, quindi i nostri ragazzi, diciamo, un anno in queste categorie fa tanto. Però questa era appunto la nostra voglia di partire, diciamo, con questo gruppo un po' più giovane, così per programmare anche la stagione successiva. Però alla fine, dico, abbiamo ottenuto subito un grande successo, perché i ragazzi hanno subito piano piano trovato la quadratura del cerchio e abbiamo fatto una stagione strepitosa, sempre tra primo e secondo posto, primo e secondo posto. Diciamo che il primo posto ci è sfuggito solo per, diciamo, lo scontro diretto con la Salernitana, perché poi l'andamento è molto simile, se non uguale, a quello dei campani. Ma devo dire veramente che devo ringraziare questi ragazzi per quello che mi hanno dato, per come si sono messi a disposizione, per come hanno lavorato, soprattutto per la serietà dimostrata anche nella capacità, che purtroppo, dico, per fortuna, dico, quando uno ha un gruppo ampio e deve fare delle scelte, quindi magari i ragazzi hanno sempre accettato con compostezza, educazione, quelle che erano, diciamo, le mie decisioni, perché tutti i ragazzi, dico, a questa età, ma anche i giocatori, quelli, dico, vogliono tutti giocare, vogliono tutti essere partecipi del progetto che stanno seguendo. Vita 7 anni presenta nuova Kia Carens. Bella macchina, c'è posto anche per tutti i vostri amici. Dal tetto entra un sacco di luce, finalmente hai messo la testa a posto. Nuova Kia Carens, diventare grandi può essere divertente. Tua con finanziamento for family da 245 euro al mese. Automondo, unica concessionaria Trapani Kia Motors. Per quanto riguarda il basket del massimo campionato, fa riflettere la finale scudetto che metterà di fronte la Monte Paschi Siena e la CEA Roma. Due squadre che hanno in panchina due ex tecnici granata, Marco Calvani per la stagione 2008-2009 e Luca Banchi nel 2004-2005. Insomma, c'è un po' di Trapani, anche in Serie A. Chiudiamo con il kart. Ieri ad Alcamo si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del 10° Gran Premio Città di Alcamo. Primo Memorial Salvatore Pirrone, gara di kart che ritorna nella cittadina alcamese dopo 7 anni di assenza e che si disputerà domenica 30 giugno in Piazza della Repubblica. Vediamo un servizio in proposito.
Una d'Arcamo dopo sette anni di carte, meglio tardi che mai, Presidente. Certo, praticamente dopo 7 anni abbiamo cercato di organizzare questa gara con l'aiuto chiaramente di tutti gli sponsor che abbiamo, con l'aiuto anche dei miei colleghi organizzatori. E speriamo che non sia la prossima fra 7 anni. Noi contiamo di farla il prossimo anno, anche perché sarà un memorial al nostro amico Salvatore Pirrone. La vostra è una passione che, vedendo anche questa carta, dei suoi costi. Certo, effettivamente costa forse più correre col go-kart che comprarlo. Cioè, quindi noi siamo un gruppo di appassionati e con l'occasione che c'è la gara di Alcamo cercheremo di far correre tutte le persone che ad Alcamo posseggono un kart, che sono parecchie. A proposito di gara, è prevista per fine mese, 29 e 30 di giugno? Sì, il 29 e 30 giugno in Piazza della Repubblica ci sarà praticamente questa gara, che già è stata nello stesso percorso dell'ultima volta, con la speranza che siano molti partecipanti. È uno sport molto affascinante, in passato abbiamo fatto delle gare molto partecipate, il circuito cittadino di Alcamo è un circuito molto apprezzato tra gli appassionati di questo sport e sono davvero tanti. Purtroppo le condizioni economiche complessive non hanno consentito sia a chi pratica questo sport di continuare a coltivare questa professione sportiva. L'evento in se stesso si sviluppa su due fasi, su tre fasi. La prima fase, che è di una campagna di sensibilizzazione all'uso del casco per far capire l'importanza del casco, un corso di guida sicura e soprattutto un corso di educazione stradale, perché non è solo fine a se stesso la gara. Dopodiché ci saranno, poi si entra nel merito delle prove libere e le finali, che è il momento clou della manifestazione. Le gare del 29 e 30 giugno sono dedicate a suo fratello scomparso tragicamente. Sì, sono stato coinvolto in questa cosa gradevole, che stanno facendo gli amici del kart. Salvatore era segretario, mi pare, dell'associazione karting di Alcamo, e quando me l'hanno detto non ho potuto fare altro che accettare questa cosa. Il fratello era un grande appassionato di kart? Era un grande appassionato, correva ed era, credo, un ottimo amico di tutti quelli che saranno presenti alla manifestazione. We'll be right back.